Con solo tre righe di codice e un attivatore all'invio del modulo è possibile limitare in modo automatico il numero di risposte che un Google Form può accettare. Guarda in questo video. Con UpScript è possibile impostare da codice il numero di risposte massime che un Google Form può accettare. Si tratta della stessa cosa che si ottiene abilitando manualmente questo interruttore, però lo fa in modo automatico, permettendo di chiudere il form all'esatto numero di risposte desiderato senza dover controllare costantemente l'avanzamento degli invii. Una funzionalità utile, ad esempio, se offriamo un servizio con posti limitati, come un webinar o una prevendita di biglietti per un evento a teatro. Per farlo bastano veramente pochissime righe di codice e un trigger all'invio del modulo. Questa è la funzione. Dal form attivo recupero il numero di risposte che sono state inviate fino a quel momento e verifico se tale numero supera il valore che ho indicato. Nell'esempio ho limitato il numero di risposte a 29, giusto a scopo esemplificativo dal momento che attualmente il form ne contiene già 26. Quindi saranno accettate altre 3 risposte, dopodiché, qualora un utente provasse ad inserire una nuova risposta, vedrà comparire un messaggio a video con scritto «Il modulo», nome che abbiamo dato al form, non accetta più risposte. L'attivatore non fa altro che eseguire questa funzione all'invio del modulo. In realtà è sufficiente eseguire la funzione una sola volta, tuttavia in questo modo garantiamo che lo faccia ad ogni invio senza doversi preoccupare di ricordarsi se la funzione sia stata eseguita manualmente in precedenza o meno. Non resta che provare. Inserisco una nuova risposta, compilo il form con dati fittizi e invio. A questo punto il form dovrebbe contenere 27 risposte, per cui consente di effettuare sicuramente un nuovo invio. Compilo ancora una volta i campi come se si trattasse di un nuovo utente ed ecco che l'operazione va a buon fine. Il form ora contiene 28 risposte. Dal momento che il blocco avviene quando il numero di invii è superiore a 28, compilo un'altra volta il form e invio anche questa risposta. Adesso le risposte in pancia al form sono 29. Il limite è stato raggiunto. Guardiamo cosa succede se ora un utente prova ad aprire il form per inviare una nuova risposta. Ecco che prontamente verrà avvisato che non saranno accettate altre risposte. E infatti l'interruttore che abbiamo visto prima si è abilitato in maniera automatica. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questa videopillola. Inoltre ti invito a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, perché di queste funzioni, trucchi e suggerimenti ne ho un bel po' in cantiere. Mi sono costruito un repository negli anni che voglio condividere con te. Per il momento ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!